Io mi occupo di scienza, in particolare mi occupo di studiare cose piccole, cose estremamente piccole, molto più piccole di quelle che sono studiate a Ginevra, in Svizzera, al CERN. C'era il studio delle particelle, c'era sostanzialmente il LEP, questa grande macchina, è un microscopio che guarda cose, cioè un miliardo di volte più piccole delle cose che vediamo di solito attorno a noi. Quelle cose che io studio sono un miliardo di volte più piccole delle particelle che sono studiate al CERN. È abbastanza stupefacente che la fisica abbia questo spettro di cose che studia e si può chiedere come fa. Lo fa prima di tutto perché il mondo è complesso, il mondo è estremamente complesso, lo possiamo guardare a una scala, un'altra scala, un'altra scala ancora, e quello che abbiamo imparato con la scienza nei secoli è, io direi, per prima cosa questa complessità, e voglio spendere una parola su questa complessità. Prendiamo un'immagine qualunque, qualcosa che vediamo. Cercavo un'immagine di una montagna svizzera, perché chi non ama le montagne svizzere ha trovato questa, no? Cosa c'è qua? C'è una chiesa, c'è il cielo, una montagna e un bosco, ok? Bosco verde, questa soffice distesa vellutata verde, le montagne con le loro ombre e luci, il cielo blu e la chiesa. Ovviamente c'è molto di più qui dentro. Basta pensare di avvicinarsi al bosco, di entrare dentro il bosco. Nel bosco ci sono gli alberi, ci sono i sassi, ci sono i muschi sul tronco degli alberi, ci sono piante, pianticelle, ci sono fiori, probabilmente che lì non vedo. E dei fiori, dentro un fiore magari c'è un insettino piccolissimo, e sull'antennina di questo insettino c'è una goccetta d'acqua, io posso entrare, guardare con una lente, guardare cosa c'è dentro e vedo che ci sono tanti batterini che si muovono e ciascuno di questi dentro è fatto a sua volta di cose, eccetera, 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 fino alle molecole, fino agli atomi, fino alle cose che studio io che sono estremamente più piccole. Questa è un'immagine, come si dice nel mondo della scienza, artistica, dove si vuol dire falsa nel mondo della scienza. un'immagine disegnata che suggerisce un'intuizione del mondo della struttura piccolissima che io studio. Il mondo non è solo però complesso andando verso il piccolo, è complesso anche andando verso l'altro, verso il grande, ovviamente. Noi abbiamo imparato 26 secoli fa, che il mondo non era come tutte le civiltà intorno al pianeta l'avevano pensato, fatto di terra col cielo su e gli astri che si muovono nel cielo e sotto qualcosa che regge la terra, oppure terra all'infinito. L'umanità per millenni ha pensato che il mondo fosse l'umanità, fosse lo spazio dell'umanità e nient'altro sostanzialmente. Poi ci siamo accorti, 26 secoli fa, che il cielo non è solo sopra, il cielo continua sotto, la terra è un sasso, una palla sostanzialmente, e il cielo si muove intorno, il sole che nasce e non finisce lì, continua a girare, la terra vola nel cielo, e per molti secoli questa è stata l'immagine del mondo, una terra sferica con tutto che gira intorno a noi. Poi circa 5 secoli fa ci siamo accorti che in effetti non era proprio così. Non è che il cielo giri intorno a noi, non è che il sole sale, scende e passa sotto, siamo noi che giriamo. Se noi giriamo, vediamo le cose che... è la Terra che ruota. Questo è già interessante, perché che cos'è che vediamo allora quando vediamo il sole che sorge e il sole che tramonta? Vediamo qualcosa del sole o vediamo qualcosa di noi stessi? Stiamo muovendoci. Chiaramente né l'una cosa né l'altra, no? Noi vediamo qualcosa che pertiene, che si riferisce alla relazione fra noi e il Sole. La relazione fra noi e il Sole è fra la Terra e il Sole. Possiamo vederla come la Terra e il Sole che gira intorno, come il Sole fisso e la Terra che gira su se stessa. Stiamo parlando della stessa cosa. Questa stessa cosa di cui parliamo è la relazione fra noi e il Sole. Questo che noi vediamo quando vediamo un'alba e vediamo un tramonto.
Poi, circa tre secoli fa, due o tre secoli fa, ci siamo accorti che là il mondo era ancora più grande così, non c'è solo il Sole con la Terra che gira su se stessa e gira intorno al Sole. Già doveva essere molto più grande di come pensavamo il mondo per lasciare lo spazio alla Terra di fare questo gran giro intorno al Sole. Ma ci siamo accorti che in effetti è molto più grande il mondo. Il Sole è un puntino piccolissimo in mezzo a questa nube di 100 miliardi di stelle. 100 miliardi è un numero enorme, questa è una specie di nuvola di polvere gigantesca di cui un granellino di polvere è il Sole, e come c'è il Sole ci sono altri 100 miliardi di granellini, ciascuno dei quali è un Sole, ciascuno dei quali oggi sappiamo, questo lo sappiamo da 2 o 3 anni, non di più, ciascuno di questi Sole ha dei pianeti intorno, in genere più di uno, come il nostro Sole, per cui di cose come la Terra ce ne sono più di 100 miliardi che girano intorno a ciascuno dei granellini di luce qui. È chiaro che il nostro umanocentrismo vacilla a questo punto. Noi umanità siamo un cosino là sperso in una di queste roccette che girano intorno a uno di questi. Poi circa 50 anni fa abbiamo scoperto che questa galassia dove noi viviamo in effetti non è che una, un granellino di polvere in una nube di, ne vediamo almeno 100 miliardi di galassie simili di cui è fatto l'universo che riusciamo a vedere in questo momento. E qui il nostro umanocentrismo vacilla veramente ancora di più. Con gli strumenti più potenti che abbiamo oggi, con Hubble, se guardiamo un angolino di cielo nero, che appare completamente nero con un telescopio normale, quello che vediamo è questo. Queste sono le immagini più lontane che riusciamo a vedere in questo momento. Ognuno di questi puntini che ci sono in questa foto, questa è una foto, non è una cosa artistica nel senso scientifico, è una cosa molto artistica in un altro senso. Ognuno di questi puntini è una galassia con 100 miliardi di soli e con intorno 100 miliardi e più di pianetini che girano, dove succede probabilmente di tutto. Noi con i nostri pensieri, la nostra anima, la nostra società, le nostre credenze, tutto questo, siamo, io credo, una delle sterminate cose complessissime che succedono in questo sterminato universo. Le altre, chissà che fatica che facciamo per cercare di comprenderle. Questo si vede in qualunque angolino nero di cielo che noi guardiamo. Questo è l'universo sterminato in cui siamo. Come abbiamo fatto a vedere così lontano e a scoprire che in fondo l'immagine che noi stessi avevamo del mondo è così parziale? Beh, come ho fatto? Semplicemente andando a vedere. Andando a vedere esattamente nel senso in cui dal bosco posso andare a vedere e vedere il fiore, oppure posso prendere un microscopio e guardare, o una lente di ingrandimento e guardare l'antennina del... Ma andare a vedere ha implicato nel lungo passaggio per imparare più e più cose sul mondo, rendersi conto ogni passaggio che l'immagine precedente che avevamo del mondo era sbagliata. E questo è stato quello che ci ha permesso di capire di più il mondo. Non tanto imparare, quanto disimparare. Il difficile non è stato pensare che la Terra si muova, il difficile è stato disimparare che la Terra sta ferma, che è qualcosa che è così. Il difficile non è stato pensare che il Sole non gira intorno a noi, ma siamo noi che giriamo. Il difficile è stato disimparare che noi non giriamo, disimparare che noi non siamo una specie animale così diversa da tutte le altre specie animali e quindi accettare l'idea che possiamo essere, con quella coccinellina che ho visto, parenti in senso preciso, avere gli stessi antenati. Perché noi abbiamo gli stessi antenati che quella coccinellina. Cosa vuol dire disimparare? Vuol dire rendersi conto che la visione che abbiamo del mondo è parziale, è limitata. Del bosco non vediamo tutto, vediamo solo il bosco. E che la visione che abbiamo del mondo sia parziale è, io credo, il più grande insegnamento che la scienza ha accumulato nei secoli. E l'ha accumulato quasi ogni scienza che voi guardiate vi dice quanto la nostra visione ingenua del mondo è parziale. Prendiamo per esempio la luce, il vedere, l'eidos di cui parlavi un attimo fa. Noi sappiamo che vediamo la luce, abbiamo qualche idea su cos'è la luce, sappiamo che tutti i corpi emettono radiazione elettromagnetica e questa raggiunge noi. Ma la radiazione elettromagnetica che emettono i corpi
può avere lunghezze d'onda che vanno da piccolissime a grandissime. C'è un'enorme quantità di radiazioni elettromagnetiche che sono emesse dai corpi, che noi non vediamo. Noi vediamo solo una fettina piccolissima di frequenze, che è quella su cui i nostri occhi si sono sviluppati per vedere. E non solo, ma quella piccolissima fettina di lunghezza d'onda che noi vediamo, a causa di come è fatto il nostro occhio, la vediamo con delle cellulette di tre tipi, che sono sono calibrate su tre frequenze particolari, che sono i tre colori che noi vediamo, per cui tutto il mondo colorato che noi vediamo in realtà è un nientesimo, è un'estremamente piccola frazione di quello che l'informazione che ci potrebbe venire dal mondo se vedessimo tutto il resto, che dipende dalle estremamente particolari forme dei nostri recettori. Quello che noi vediamo come il bosco e la chiesa è il modo particolare della relazione particolare che si stabilisce fra il nostro modo di vedere le cose, questi particolari coni, giusto per fare un esempio fra gli innumerevoli che abbiamo, e quello che c'è là. E noi ci mettiamo in relazione con quel bosco in quanto esseri che hanno degli occhi fatti così, dei recettori fatti così, dei neuroni fatti in una certa maniera, un linguaggio fatto in una certa maniera, una cultura fatta in una certa maniera, delle idee fatte in una certa maniera, dei pregiudizi fatti in una certa maniera. Per cui quella chiesetta ci dice qualcosa in quanto chiesetta, in quanto avevamo dei bisnonni cattolici, eccetera, 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 all'infinito. D'accordo? Questo è un mondo che noi vediamo. Questo è quello che ci dice il punto di vista scientifico del mondo, che quello che noi vediamo del mondo è una prospettiva sul mondo che dipende da come siamo noi, altrettanto di quanto è il mondo stesso. Io avevo messo una citazione che credo che sia falsa qui, di Piero della Francesca, l'ho vista in molti citata molte volte, ma ho cercato sui testi e non credo che sia vera. Non c'è immagine senza prospettiva. Non c'è immagine senza un punto di vista da cui guardare questa immagine. La scienza si occupa non solo di guardare il mondo fuori dalla finestra, ma di chiedersi come noi possiamo vedere quel mondo. E chi siamo noi? Noi siamo una parte di quel mondo. In questo sconfinato universo c'è un pezzettino di natura, che siamo noi, che riflette il mondo. E come fa a riflettere il mondo? Perché interagisce col mondo, perché è in relazione col mondo. E quello che sappiamo del mondo viene da questa relazione particolare che abbiamo noi con il mondo, dal modo in cui noi guardiamo il mondo, dal modo in cui noi pensiamo il mondo. Questo significa che tutto quello di cui noi ci occupiamo, che viene da come noi possiamo osservare il mondo, è sempre qualcosa che riguarda non solo l'esterno, ma neanche solo l'interno, riguarda come due parti del mondo sono in relazione una con l'altra. Questa è una cosa molto profonda nella scienza attuale ed è una cosa di cui io mi sono occupato in particolare per quello che riguarda la meccanica quantistica. Io non voglio assolutamente fare una lezione di meccanica quantistica in due minuti davanti a tutti voi, ma al cuore della fisica di oggi, diciamo, quello che ha sostituito la meccanica newtoniana è una teoria in cui gli oggetti sono descritti non tanto in quanto sono, ma come si mettono in relazione ad altri oggetti. Quando noi parliamo di un elettrone in meccanica quantistica, di particelle studiate al CERN, parliamo sempre di come questi sono in relazione, come interagiscono con l'esterno. Questo significa, questa è un'immagine che io che viene dal mio articolo sulla interpretazione della meccanica quantistica di alcuni anni fa e che io uso sempre quando parlo di meccanica quantistica in senso molto tecnico. E cosa rappresenta? Rappresenta un sistema fisico quantistico, un elettrone, un atomo, qualche cosa che noi stiamo studiando, che interagisce con un altro sistema, che qui ho disegnato come uno scienziato medievale che sta a una misura con qualche cosa, che lo sta osservando. E se io mi metto fuori da questa relazione osservato-osservatore e la osservo, quello che la meccanica quantistica mi dice è che la descrizione che l'osservatore primo ha di tutto questo è diversa da quella dell'osservatore O. Cioè essere un qualunque sistema fisico è qualche cosa per un osservatore e qualche cosa altro per un altro osservatore. Dove gli osservatori cosa sono? Sono sistemi fisici che interagiscono uno con l'altro. Se i fisici interagiscono uno con l'altro, riflettono
nella loro interazione ciò che l'altro è, e questo è ciò che descrive la fisica. Siamo molto, estremamente lontani da un'idea della fisica ottocentesca in cui l'osservatore poteva essere dimenticato completamente, si poteva immaginare che ci fosse un mondo oggettivo che io descrivo ed è quello che è, posso scrivere un elenco completo di tutte le cose, di tutti i fatti del mondo, di tutti gli oggetti del mondo, di tutti i fatti del mondo, di tutti gli accadimenti del mondo, di tutte le azioni del mondo e metterlo là. La fisica oggi ci dice che questo non è possibile, la fisica stessa dice che questo non è possibile. Quello di cui parliamo sono sempre relazioni viste all'interno di altre relazioni. Questo sembra darci una certa circolarità. Okay? Questo significa che il mondo che vediamo allora non è altro che il modo in cui noi lo vediamo e quindi non possiamo uscire da un giro vizioso. Io non credo che ci sia questa circolarità. Io credo che ci sia questa circolarità, ma non c'è niente di male nella circolarità. La circolarità ne siamo noi, noi viviamo immersi in questa circolarità. Questa immagine di un fotografo, è un'immagine di un fotografo che fa una foto a due specchi, messi per così, la possiamo fare, e se voi prendete due specchi, io ho provato stamattina in bagno nel mio albergo, c'è un grande specchio del bagno, un specchietto piccolo, guardando uno specchio piccolo posso vedere me che guardo lo specchio. Okay? Il fatto che io stia guardando me che guardo lo specchio non fa crollare l'universo e non mi fa diventare matto, fa vedere me che guardo l'universo. Non solo, ma se metto un pezzettino di plastica e vedo male me che vedo l'universo. Se metto gli occhiali, vedo meglio me che vedo l'universo. Noi siamo esseri umani che guardiamo noi stessi che guardiamo l'universo e nel vedere noi stessi che guardiamo l'universo vediamo anche quando vediamo male, quando vediamo meglio, quando vediamo peggio, quando vediamo in una maniera, vediamo nell'altra. Questa circolarità è profondamente integrata nel nostro essere umano perché? Perché noi non siamo osservatori metafisici assoluti, specchi perfetti che riflettono una realtà oggettiva esterna. Noi siamo parte della natura stessa che interagisce con la natura in maniera imperfetta. In maniera imperfetta cosa vuol dire? In una maniera per cui possiamo ricevere informazione della natura, ma informazione parziale della natura. E quindi sappiamo, perché vediamo noi stessi osservare, perché ci vediamo l'un l'altro osservare, perché vediamo gli oggetti fisici che interagiscono uno con l'altro, avere informazioni l'una nell'altra, sappiamo che la nostra stessa lettura del mondo è sempre una lettura del mondo da un punto di vista. Questo però, e questo è il punto cruciale, aspetto di arrivare lì, voglio prima aggiungere qualche commento sulla filosofia. C'è una parte della filosofia contemporanea, una parte spesso lontana dalla scienza che per decisione o per altro si è tenuta lontana dal sapere scientifico, che ha costruito molto su questi limiti intrinseci del conoscere, partendo da Nietzsche che ci insegna, che ci mostra, ci mette in risalto il fatto che il nostro conoscere viene dopo le nostre pulsioni primarie, la nostra volontà di potenza è quella che ci porta e la conoscenza viene dopo, passando attraverso, non so, Foucault che dice che la verità si costruisce socialmente all'interno di un sistema di eccetera eccetera, passando attraverso Heidegger che ci dice che qualunque discorso è all'interno di un sistema di discorso, fino a Derrida che ci insegna che non c'è fuori testo, non c'è, noi viviamo tutto quello che il mondo stesso di cui noi parliamo è sempre un mondo che sta all'interno di un testo e noi non possiamo che sapere, essere, parlare di quel mondo senza mai metterci fuori da questa descrizione stessa del mondo. Tutto questo è qualcosa che la scienza moderna lo sa profondamente, lo conosce nel suo DNA e tutto questo è semplicemente vero. Ma c'è una conclusione, un passo successivo che viene spesso fatto a partire da questo, che è quello di dire, siccome in fondo noi non vediamo mai un mondo non interpretato, perché il mondo è sempre il mondo che viene dalla relazione e quindi dipende da noi come del mondo, allora le interpretazioni sono tutte equivalenti. E questo è un errore profondo, io penso, dal punto di vista di uno scienziato. Perché le interpretazioni, e questo è la scienza, non sono tutte equivalenti.
Ci sono interpretazioni migliori, ci sono interpretazioni peggiori, ci sono interpretazioni che funzionano e interpretazioni che non funzionano. Io posso interpretare il movimento, il sole che sorge, come un movimento dell'intero universo che gira intorno alla Terra, nessuno me la vieta. Oppure posso interpretarlo come la Terra che ruota su se stessa. Una delle due funziona molto meglio, l'altra non funziona. E questa immagine che ho qui è un'immagine che... questo è Matteo Ricci. Matteo Ricci è il gesuita che è andato in Cina nel 600-700. Era un astronomo e si è portato in giro un po' di gesuiti e astronomi. È arrivato in Cina dove c'era un istituto imperiale da migliaia di anni che studiava il cielo e gli astronomi cinesi. Nell'astronomia cinese la Terra sta ferma e piatta e le cose si muovono sopra. Quando Matteo Ricci è arrivato, in una cultura, siamo prima della grande espansione europea, non c'è alcun rapporto di forza fra l'Europa e la Cina, favorevole all'Europa in ogni senso. Quando Matteo Ricci è arrivato, si è trovato davanti a un'altra cultura, un altro modo di pensare, un altro ordine di discorso, un altro cerchio di discorso, dove era naturale pensare che la Terra stesse ferma. Okay? Lui e i suoi tre amici hanno detto agli astronomi cinesi, guardate che si può vedere anche le altre cose, queste altre cose in un'altra maniera. E nel giro di pochissimi anni tutta l'astronomia cinese si è adattata. Perché? Perché le interpretazioni non sono tutte equivalenti. Perché l'interpretazione europea, siamo fra ancora Tolomeo, Copernico e Keplero, quindi diciamo l'astronomia europea era quella ancora copernicana e già coi primi passi del copernicanesimo. Tutta l'interpretazione del cielo europea era oggettivamente migliore che quella cinese, dal punto di vista di chi? Dei cinesi, non degli europei. Okay? Le interpretazioni non sono tutte uguali, le interpretazioni sono diverse. Questo significa, in particolare, che parlare di equivalenza delle rappresentazioni è un errore, io credo, ed è un errore grave non all'interno della scienza o all'interno di un discorso filosofico, ma nella società. Questa idea che le interpretazioni sono equivalenti e che la scienza è una narrazione come le altre, un punto di vista come le altre, che è un'idea che si è diffusa nella società a tutti i livelli, a mio giudizio è dannosa, è profondamente dannosa. Faccio un esempio. Io avevo un'amica cara, che si chiamava Simonetta, a Verona, sono di Verona, che si è ammalata di un tumore al seno. Si è ammalata di un tumore al seno e è andata a un apologo vero, diciamo, storia vera. È andata all'ospedale e le hanno detto che si cura. Adesso il tumore al seno si cura con 95-98% di probabilità di guarita. Ma lei era convinta che quello che, diciamo, la medicina ufficiale fosse una delle tante narrazioni possibili, c'erano altre migliori, e quindi è andata a farsi curare da medicina alternativa, da qualcuno che aveva una narrazione molto bella, che le piaceva molto. Simonetta è morta a 32 anni. Okay? Io penso che la società intera sta rischiando questo in questo momento. Quando qualcuno racconta che il riscaldamento climatico è un modo di interpretare il mondo, ma ce ne sono degli altri, sta raccontando qualche cosa che è profondamente pericoloso per la società. Ci sono delle interpretazioni più forti, ci sono delle interpretazioni più deboli. Il senso di quello che siamo noi, il senso di quello che è il nostro sapere, il senso di quello che è la nostra cultura, è esattamente quello di andare a cercare le interpretazioni migliori. E le persone migliori sono quelle più vicine alla realtà. E la realtà cosa vuol dire? La realtà sta fuori testo nel senso di Derrida? Certo che no. Ha ragione Derrida che non c'è niente fuori testo. Ma ci sono delle interpretazioni per cui la realtà, che parlano della realtà. La realtà sta dentro il testo. E queste interpretazioni sono infinitamente migliori che quelle che fanno a meno della realtà. Perché se noi non pensiamo alla realtà, sbattiamo la testa contro il muro, il naso contro il muro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi della realtà abbiamo bisogno profondamente, abbiamo bisogno di parlare della realtà. Questo è reale, perché nel modo in cui io leggo il mondo, questo è reale, nella mia lettura del mondo, e se abbandono la realtà di questa cosa qui, mi faccio del male. Questo non significa che la realtà di questa cosa qui non possa essere modificata. Certo che è modificata. Tutta la scienza è un modificare la nostra immagine del mondo, è un andare a cercarne di migliore. Perché? Perché noi siamo animali che si mettono in relazione col mondo, che hanno un'immagine sul mondo e che, per quello che siamo,
cerchiamo sempre interpretazioni migliori. Chiudo. Per milioni di anni, no, per centinaia di migliaia di anni, gli uomini sono stati cacciatori e raccoglitori. E parlavano, hanno parlato, noi parliamo da tempo innumerevole, chissà quante sciocchezze abbiamo detto e continuiamo a dire. I cacciatori e raccoglitori si trovano intorno al fuoco, la mattina presto e la sera tardi, e si raccontano storie. Questa è un'immagine di una tribù Hadza in Tanzania, che sono andato a vedere. E si raccontano storie, scherzano, parlano, e si fanno delle narrazioni. L'uomo è un animale narrante, ok? C'è un modo di interpretare la scienza come una di queste narrazioni, come la prosecuzione di questa attività di raccontarsi. Il racconto struttura il mondo, raccontiamo grandi miti, grandi storie. La scienza non è questo. La scienza, io credo, è la prosecuzione di un'altra attività che abbiamo fatto per centinaia di migliaia di anni. Questa. Seguire le tracce per andare a vedere se c'è l'antilope per mangiare stasera o no. Cercare tracce vuol dire interpretare il mondo, chiedersi da dei segni cosa c'è che non vediamo ancora. Qual è la differenza? La differenza è che se le tracce le interpretiamo bene, mangiamo e continuiamo a essere vivi. Se le tracce le interpretiamo male, moriamo di fame. Le interpretazioni non sono tutte uguali. Il riconoscimento della non uguaglianza di interpretazioni, e quindi di questo lavoro infinito, dialettico, che consiste nell'osservare, nel mettersi in relazione, discutere, mettere in discussione le proprie stesse idee, cambiare idea, cambiare la nostra relazione di realtà, tutto questo lungo percorso che io credo è la cultura ed è quello che nutre la scienza come l'arte, come la filosofia, questo percorso di costruire un'immagine continuamente in evoluzione, ma sempre più ricca del mondo, è quello che ci fa vivere, ci fa essere, ci porta avanti. Per continuarlo dobbiamo renderci conto che le interpretazioni in cui c'è la realtà sono quelle migliori e che le interpretazioni, ancora una volta, non sono tutte uguali. Alla fine, noi cosa siamo? Noi, io credo, in questo immenso sterminato nuvola di galassie, infinite, forse finite, ma talmente tante che per noi è come se fossero infinite, ciascuna delle quali ha questo sterminato numero di soli. Un angolino ci sono queste questa immensa complessità del mondo. Noi siamo una parte di questa immensa complessità del mondo, siamo in relazione con l'esterno del mondo, guardiamo il mondo, descriviamo il mondo, descriviamo noi stessi che stiamo osservando il resto. E questo è quello che siamo, questo è quello che stiamo facendo anche adesso, in questo momento qui, e siamo parte di quel bosco. Anche noi siamo parte di quel bosco che possiamo vedere da lontani, vedere e non vedere. Grazie.